Ok, sto andando. Bene. Prego. Buonasera, buongiorno, Buongiorno. buonanotte. Bene, volevamo fare il punto su un particolare della storia del Novecento che molto probabilmente è sfuggito agli storiografi della storiografia, della storia Ufficiale. ufficiale. E ufficiosa anche. Ufficiosa, vabbè, ufficioso, ufficiale. Diciamo che c'è un'altra storia, quella dei revisionisti, oppure quelli che vengono chiamati Ma poi complottisti, c'è anche la storia della Chiesa che è importante, o ricordatevi. complottomani. La storia della Chiesa insegna molto, soprattutto ai truffatori. Vi ha sempre insegnato come truffare i coglioni. Allora, un fatto ricorrente, quella che io chiamerei nella storia degli Stati Uniti d'America la politica del pretesto. Che cos'è la politica del pretesto? Tutte le democrazie evidentemente hanno bisogno di un pretesto per fare la guerra, perché non possono attaccare direttamente un paese vicino oppure un paese che hanno Non solo, ma interesse devono ad avere anche la attaccare. giustificazione per non dichiarare la guerra. La guerra non va mai dichiarata. Quindi devono loro essere quelli che compongono, che vanno contro gli aggressori, i I cattivi. cattivi, gli aggressori, cioè i colpevoli del crimine di guerra di aggressione. Bene, e questo per un fatto molto semplice, come diceva Noam Chomsky, per giustificare le loro operazioni, le loro iniziative, le loro reazioni agli occhi dell'opinione pubblica. Cioè, la grande bestia che deve essere domata, come diceva appunto Noam e come dice tuttora Noam Chomsky, uno storico del potere che però racconta delle cose molto corrette, molto giuste. Bene, andiamo con ordine, partiamo dal 1898, quindi alla fine del XIX secolo, quello che apre poi la Guerra storia del ispanico-americana. Novecento. Prego. Guerra ispanico-americana. La guerra ispano-americana. C'è il pretesto dell'affondamento della SS Maine per fare la guerra ispano-americana, che serve a che cosa? Nave presente alla fonda di fronte alla capitale di Cuba. La Havana, che viene caricata di esplosivo dagli stessi americani, È fatta zompare dai fatta Marines. esplodere dai Marines perché sono stati i veri, hanno fatto l'attentato, noi facciamo la guerra. A che serve questa guerra? Innanzitutto la canna da zucchero di Cuba, All'acquisto delle Filippine. soprattutto a che cosa? All'espansione degli Stati Uniti nel Ma Pacifico, certo, Canale di le Panama, controllo del Giappone. Filippine. E soprattutto togliersi dai piedi l'impero spagnolo, l'impero ispanico. Il residuo dell'impero. E esercito, Bene, esattamente. grazie ai miei commentatori che naturalmente arricchiscono quanto io sto dicendo e sono ben graditi naturalmente, anche per chiarezza. Bene, ma tutto questo perché nasce? Perché il Giappone stava combattendo, stava cercando di conquistare parte della Cina, cioè la Manciuria, ha sempre avuto la fissa, l'obiettivo di conquistare la Manciuria. La Cina è sempre stata considerata la big pie, cioè la grande torta, da parte un po' di tutte le potenze, Cominciando dall'Inghilterra. cominciando dalla Gran Bretagna, dallo stesso impero germanico, dalla Russia zarista e dalla Francia naturalmente, ma soprattutto anche dagli Stati Uniti, che avevano molti interessi in Cina. Bene, tenere quindi a bada il Giappone e poi vedremo anche perché la cosa succede anche dopo. La prima guerra mondiale, perché gli Stati Uniti intervengono nella prima guerra mondiale? Evidentemente avevano degli interessi. Quali sono questi interessi? Gli interessi erano quelli che il capitalismo finanziario americano, che è il proprietario della Federal Reserve, fondata un anno prima della deflagrazione della prima guerra mondiale, Vedi caso? vedi caso, ha fatto molti prestiti agli alleati europei, ma dei prestiti colossali in denaro, secondo il metodo rothschildiano, che consiste nel finanziare il re e poi pagare
prendere gli interessi attraverso il prelievo fiscale, gestendo quindi il prelievo fiscale, gli esattori delle tasse Guglielmo III, ricordiamoci sempre. Sì. Guglielmo III d'Orange è il 1794 con la fondazione della Bank of England. Bene, grazie della precisazione. Poi arriviamo all'altro, cosa, che si deve naturalmente tutelare questo denaro che è stato dato in prestito alla Gran Bretagna e alla Francia, per esempio, no? Le quali stanno perdendo nella prima guerra mondiale. Tanto è vero che nel 1916... Devono perdere per poter essere ricattate, devono perdere. Beh, diciamo cioè, che questo... devono stare per perdere. Ma stanno perdendo perché? Stanno perdendo, quindi stanno mettendo a rischio tutti i capitali investiti dalla finanza americana che possiede la Federal Reserve. Bene? Quindi gli Stati Uniti devono entrare in guerra per garantire, tutelare questi soldi che sono stati dati in prestito alla Gran Bretagna e alla Francia, ma non solo, anche alla Spagna e al Portogallo, che però seguono un altro iter e scelgono di non intervenire nella seconda guerra mondiale, cioè la neutralità. Bene? Questo dopo Stresa. Con il pretesto dell'affondamento della nave Lusitania, che avrebbe trasportato civili, ma in sostanza trasportava circa 3.000 tonnellate di munizioni destinate alla Gran Bretagna, secondo quanto era stato scoperto dai servizi segreti dell'Abwehr tedesco, per cui fu il famoso telegramma di Zimmermann, il quale Zimmermann era l'ambasciatore tedesco a Washington, il quale mandò questo telegramma alle autorità della Casa Bianca dicendo: guardate che noi sappiamo che questa nave trasporta del materiale bellico destinato al nemico, al nostro nemico, quindi considereremo da adesso in poi ogni viaggio di questa nave verso l'Inghilterra come un atto di guerra contro la Germania. Perciò arriva il siluro dell'U-Boat e certo, il Lusitania affonda, portando con sé in fondo al mare 280 cittadini civili americani. Questo succede nel 15, ma il pretesto è valido. Cosa analoga anche per l'affondamento della nave Sussex, una nave americana che viene affondata e poi non era stata affondata perché si è poi ritrovato lo scheletro di questa nave in un cantiere di un porto vicino a Dijon, quindi anche questa è tutta una balla. Cosa succede? Che per entrare in guerra il presidente neoeletto Woodrow Wilson, il quale come slogan per la propria candidatura alla rielezione nel 1916 non fa altro che dire: io sono stato quello che vi ha tenuto voi americani fuori dalla grande guerra mondiale, dalla guerra. Who kept us out of the war? Bene? Tenuto fuori dalla... Invece, appena eletto, cosa fa? Dichiara guerra subito alla Germania, né? Per questo motivo, che per un fatto che era successo. Siamo nel 6 aprile del 17, gli Stati Uniti dichiarano guerra, cioè il Congresso vota l'entrata in guerra degli Stati Uniti e l'affondamento dell'Lusitania era avvenuto nel 1915, insomma 2 anni. Bene. Ma questo perché? Perché naturalmente due tali, Samuel Untermeyer, avvocato newyorkese potentissimo, esponente di spicco dell'Organizzazione Sionista Mondiale e presidente della Bethlehem Company, che era un'acciaieria, e va insieme a Bernard Baruch, il quale per l'occasione fonda il War Industry Board, cioè la commissione che dovrà costruire e fornire a tutti i belligeranti le armi, va bene, per la guerra, e dice al governo britannico: guardate, voi avete ricevuto una proposta di pace da parte della Germania che sta vincendo questa guerra, voi siete i perdenti, voi britannici, però attenzione, non accettate questa proposta di pace, proposta di pace senza nulla chiedere in cambio, il Kaiser Guglielmo II fa. Ma appunto sostengono questi due ebrei, questi due sionisti, Untermeyer e Baruch, sostengono che voi potete, i britannici, potete vincere questa guerra se gli Stati Uniti intervengono al vostro fianco
in questa guerra. Ma questo, gli Stati Uniti, pensate alla forza di questo, che non sono politici, perché uno è un avvocato, però fa parte dell'organizzazione sinistra mondiale, l'altro è un esponente di spicco del sionismo, è un banchiere, si chiama Bernard Baruch, ed è un capo sionista, quindi potenti, ma non politici. Quindi possono decidere addirittura per i politici, perché controllano la politica americana, quindi questo è importantissimo. Questo succede nel 16 e naturalmente potete vincere voi inglesi questa guerra se gli Stati Uniti intervengono al vostro fianco, ma gli Stati Uniti possono intervenire al vostro fianco se il governo inglese garantisce il costituendo Stato ebraico in Palestina, la dichiarazione Balfour, 2 novembre 1917. Vedete? Prima devono intervenire gli Stati Uniti, cioè l'operazione militare, la scelta politica deve partire prima e dopo c'è la dichiarazione Balfour, quella che garantisce la famosa lettera a Lord Rothschild, quale dice che il governo inglese sarà ben lieto di garantire e tutelare tutte le iniziative che saranno prese appunto dai sionisti e dagli ebrei per costituire lo Stato ebraico in Palestina. Un nido, un vero nido per la nazione ebraica. Ma questo soprattutto, la finanza americana, il capitalismo finanziario proprietario della Federal Reserve, cioè della banca di missione, deve tutelare i prestiti che ha fatto alla Gran Bretagna e alla Francia, perché se perdesse la Gran Bretagna e la Francia, la guerra, e chiaramente avrebbe perso tutti questi soldi, il capitalismo che ha investito. Ecco perché si fanno le guerre, soprattutto quelle mondiali. Bene. Sappiamo. Dovremmo arrivare poi a un altro pretesto, che è il pretesto di Pearl Harbor. Ma ce n'è un altro prima, che in questa sede è molto importante sviscerare e ricordare, perché la gente, anche gli studiosi, anche i revisionisti, non lo hanno bene inquadrato. Ed è l'attacco alla Polonia da parte di Hitler. Che cosa stava succedendo in Polonia? Stavano facendo gli accordi con la Russia, no? O no? No. Era ancora che cosa stava succedendo in Polonia dopo il 1919, cioè dopo lo smembramento dell'impero germanico e dell'impero austro-ungarico? Si erano trovati circa 3 milioni, o forse quasi 3 milioni e 500 mila cittadini tedeschi che avevano la di etnia tedesca. Di etnia tedeschi. Che erano inglobati sotto il governo polacco. Dell'enclave. Non l'enclave, è lo Stato, cioè non era più l'impero austro-ungarico, cioè l'impero germanico, era stato certo. Mutilato e il territorio dato alla Polonia. Cosa succede in questo caso? Qui interviene il cosiddetto diritto allogeno all'odien si dice, per cui il diritto di proprietà non ha più valore se interviene un organismo superiore, uno Stato, ma non solo, non tanto uno Stato, quanto una potenza che sta al di sopra dello Stato. Bene, lo abbiamo spiegato quando abbiamo fatto quel video insieme a Massimo Guerrieri, quello che sta a New York, che è un attento osservatore di queste cose. Bene, allora, era successo che questi cittadini di etnia tedesca, circa 3 milioni e 500 mila abitanti, che abitavano, avevano la propria casa di proprietà, naturalmente. I cui discendenti sono ancora lì poi, tra l'altro, per la maggior parte. Non lo so questo, sì, però sì. Evidentemente è così. Nelle città di Danzica, poi nella città di Bromberg, di Posen e in altre regioni limitrofe, compresi per esempio anche i Sudeti, il problema dei Sudeti era stato risolto precedentemente, questo faceva parte della Cecoslovacchia, il famoso Stato Arlecchino, era stato risolto precedentemente con il patto di Monaco, no? Quando c'era stato da parte della popolazione un referendum che aveva votato per l'annessione alla Germania, perché la Germania aveva prodotto il famoso miracolo economico hitleriano. Bene, quindi queste persone, questi tedeschi, questi abitanti in Polonia,
subivano vessazioni e pressioni dalla mattina alla sera da parte non soltanto della popolazione polacca, notoriamente ostile nei confronti dei tedeschi, ma anche da parte dei militari polacchi e della polizia polacca, che invitava questi tedeschi a uscire dalle proprie case dicendo che c'era, fornendo delle prove di confisca da parte del governo polacco degli immobili di loro proprietà. Tutti questi tedeschi, soprattutto civili, uomini, donne, bambini, vecchi, venivano convogliati nei campi di concentramento polacchi, dei quali nessuno mai ha parlato. E molti di questi reclusi, questi campi di concentramento polacchi, venivano lasciati senza mangiare, quindi morivano di inedia, morivano di fame. Come hanno fatto dopo il secondo conflitto mondiale? Come hanno fatto dopo il secondo conflitto mondiale nei famosi campi della morte di Eisenhower, dove erano reclusi i prigionieri di guerra, che per Eisenhower non erano prigionieri di guerra, ma DEF, acronimo di Defeated Enemy Forces. Quindi non beneficiavano delle leggi, delle regole previste di Ginevra, appunto, dal Trattato di Ginevra. La Convenzione di Ginevra. Allora, e tutto questo aveva portato poi ad una situazione che Hitler aveva ben spiegato in precedenza, dicendo: le potenze democratiche occidentali non possono pensare che questa situazione vada avanti per molto tempo e quindi dovrò prendere una decisione. Allora, sappiate che proprio per questa ragione, il 23 agosto 1939, Hitler stipulò un trattato di non aggressione con l'Unione Sovietica, con Stalin, il famoso trattato di non aggressione Ribbentrop-Molotov, perché evidentemente sente che l'Unione Sovietica, che è il braccio armato degli Stati Uniti d'America, e questo l'abbiamo dimostrato parecchie volte, potrebbe essere influente, nel senso che la Germania si trova circondata da una potenza come la Gran Bretagna, sulla quale Hitler ha sempre mostrato intenzioni di pace, perché ha sempre ritenuto la Gran Bretagna e la popolazione inglese affine alla popolazione tedesca, molto affine alla popolazione tedesca, e quindi non avrebbe mai voluto la guerra contro la Gran Bretagna. Diversa la situazione con la Francia, con il famoso poincarismo, la faccenda dell'Alsazia, della Lorena, che ben sappiamo com'è stata, e della Ruhr, della Saar, no, nonostante le varie preclusioni e le varie richieste di riparazione di guerra che erano esorbitanti, insomma, hanno portato il marco ad essere una moneta super svalutata, per cui c'è stata questa ripresa miracolosa con il semplice motivo, con la semplice innovazione portata da Hitler, che era l'allontanamento di tutti i banchieri privati ebrei dalla gestione della banca centrale tedesca, della Reichsbank. Quindi aveva posto fine all'applicazione del metodo rothschildiano, quella che aveva ridotto alla disperazione e alla miseria la popolazione durante la Repubblica di Weimar. Bene? Milioni di cittadini tedeschi. Karl Schaft, direttore generale, no, direttore, presidente della banca della Reichsbank. Jalmar Schacht interviene per un fatto, perché riesce a stipulare una convenzione con la quale si tolgono i famosi tre zeri, per cui non sono più miliardi ma sono milioni, e poi arriveranno a centinaia di centomila, per cui si stabilisce il cosiddetto Rentenmark dal Papiermark, per poi diventare Reichsmark. Ma tutto questo si basa poi, rientreremo poi nella parte finale, adesso che è molto breve quello che devo dire, ma per quanto riguarda il pretesto. Quindi il miracolo hitleriano aveva fatto risorgere l'economia tedesca in questo senso, e stava procedendo veramente per il meglio, nonostante tutte le varie iniziative prese contro Hitler, dopo l'allontanamento eseguito da Hitler di tutti questi banchieri ebrei, anche non soltanto dalle banche, ma dall'amministrazione pubblica, tutta dalla pubblica amministrazione. Allora, il 24 marzo 1933 l'Organizzazione Sionista Mondiale dichiara una guerra contro Hitler e contro la Germania.
Il Daily Express inglese del 24 marzo 1933 riporta a caratteri cubitali questa notizia: Judea declare war on Germany. C'è un po' da ridere. Qual è stata la prima reazione? Uno dovrebbe ridere, perché diciamo è possibile. Allora, qual è stata la prima reazione di Hitler? Ma se mi dichiari guerra, ma non solo guerra economica, ma la guerra in tutti i sensi. Cioè qualsiasi cittadino tedesco o qualsiasi cittadino ebreo residente in Germania o in tutto il mondo avrebbe dovuto osteggiare e combattere la Germania. Infatti lui fece quei due successivi editti contro la popolazione ebraica, ma non la tutta, quelli che occupavano lo Stato. C'è anche da dire un'altra cosa, perché, eccolo qua, oro per l'Europa, Schacht, questo è prezioso, magia del libro di Schacht, oro per l'Europa, eccolo qui, è un testo recente, questo è scritto nel 51, nel 61, è molto recente, e questo ugualmente di Schacht, magia del denaro, eccolo qua, The Magic of Money. Bene, se posso proseguire, allora. Prosegui. Un attimo, siamo arrivati a Germann Schacht, quindi che cosa succede? Succede che tutta questa popolazione di etnia tedesca residente in Germania si trova 50, questo è del 50. Si trova depauperata della propria casa, perché viene confiscata e ridotta a vivere, a morire, anzi, nei campi di concentramento polacchi dove li hanno rinchiusi le autorità polacche. Allora Hitler lancia l'ultimatum dopo avere il 23 agosto 1939. Questo 23 agosto 1939 lancia l'ultimato verso la Gran Bretagna, che si è resa garante, e la Francia, garante della tutela dei confini polacchi solo nei confronti della Germania, attenzione. Ma attenzione qui, e questo è provato in questo libro scritto da questo autore, non so se si riesce a vedere, questo autore che poi è quello che vi parla, cioè Giampaolo Cucciarelli. Cosa fa Stalin lo stesso giorno 23 agosto 1939, quando il suo ministro degli esteri Molotov firma il patto di non aggressione con Ribbentrop, il tedesco Ribbentrop, cosa fa? Schiera le truppe ai confini? No, cosa fa? Firma un accordo con la Gran Bretagna, sì. Con la quale, questo è un documento che è uscito e che si può essere mostrato in qualsiasi momento, firma un accordo con la Gran Bretagna nel quale dichiara che lui, se dovesse entrare in guerra, lo farà soltanto al fianco della Gran Bretagna. Quindi che razza di trattato di non aggressione è firmato con la Germania? Vedete? Quindi, e quindi Hitler probabilmente lo viene a sapere. No, non è che lo viene a sapere, perché non lo può venire a sapere, perché era un trattato segreto quello stipulato con la Gran Bretagna a Londra da Hitler. Cioè emissari inglesi erano andati a Mosca e avevano firmato. Chi era questo emissario inglese? Si chiamava Lord Stafford. Lord Stafford Cripps. Mai sentito. Lord Stafford Cripps, e poi vi dirò chi era. Va bene? Mai sentito. Allora, quando l'ultimato non c'è la risposta. È un lordone, Quando l'ultimato non è rispettato il 31 agosto del 1939, e sappiate che il 15 giugno 1939 Hitler ha varato la legge sulla Reichsbank, per cui soltanto l'emissione monetaria è soltanto affidata la decisione, non dal Führer, ma di una commissione eletta dal Führer, dal Führer e dagli altri dell'alti gradi della Reich, commissione monetaria, che deve decidere quanta moneta emettere e come stabilire il tasso di interesse. Bene, ecco, la legge 15 giugno 1939, nazionalizzazione della Reichsbank. Ecco la grande anomalia. E lì l'attacco. Tenendo presente che Gran Bretagna e Francia erano anche allora, perché si sono sdebitate nei confronti degli Stati Uniti soltanto nel 2006, cioè pochi anni fa, di guerra. Per debiti di guerra contratti nel 1914, attenzione. Ecco, quindi il capitalismo finanziario americano deve tutelare
questi i soldi, investimenti. No, no, questi prestiti che ha fatto, certo, perché se perde la Gran Bretagna e la Francia non paga più. No, e dove li prende i soldi? Certo. Devono pagare pure le riparazioni di guerra a chi? Alla Germania, all'Italia e al Giappone, figuriamoci. Ecco. Allora, che succede? Succede che Hitler attacca ed ecco il caso, il pretesto, per cui subito, immediatamente, Neville Chamberlain, che era partecipante a Monaco di Baviera, insieme a Mussolini, che era insieme a Daladier. Un grande amico di Mussolini, quello che dice, no? A chi? Chamberlain. Chamberlain stasera, no, ma sì, era amico di Mussolini. Comunque faceva parte del partito di pace, quello che in sostanza era formato dal duca di Kent dall'altro duca di cui adesso non mi viene il nome, e faceva comunque Duke parte Ellington. Bravo, stavo per dirlo anch'io. Faceva parte un altro duca di, va bene, adesso non mi viene, ve lo dirò dopo. E quindi il duca di Kent, che è quello che poi muore in un incidente aereo nel 42, ed è quello che doveva essere l'interlocutore di Rudolf Hess nel volo che ha fatto in Scozia, dove doveva incontrare il duca di Kent, che era il famoso promotore della politica di appeasement, della pace, di cui faceva parte anche Neville Chamberlain come primo ministro, tanto è vero che sottoscrive a Monaco il patto di Monaco, che vede contrario chi? Winston Churchill, il più grande criminale della storia del Novecento. Ci siamo? Sappiamo anche la storia di Gallipoli. Va bene, andiamo avanti. Ho quasi finito, Giorgio. Bravo. Non dormire, per favore. Che Priapo ti assista. Allora, ecco il pretesto. Quindi, ma c'è qualcuno che dice qualcosa di più? Attenzione. Durante questo periodo, cioè prima ancora che ci fosse l'ultimatum presentato alla Polonia da parte di Hitler, si erano molto inaspriti i rapporti con la popolazione tedesca ancora residente in Polonia, tanto è vero che erano state create delle sommosse proprio su un progetto, su pressione di Franklin Delano Roosevelt, che è sempre stato un uomo legato al potere sionista, il quale aveva promosso delle manifestazioni antitedesche, ma proprio anche con dei veri e propri pogrom, non contro gli ebrei, ma contro i tedeschi, ai quali, ecco, me lo ricordo adesso. No, è vero, lo so, è vero. Il caro Wojtyła, che era ancora seminarista, ha sempre avuto un odio sviscerato.